Una casa di cura degli orrori è quello che emerge dall'inchiesta portata avanti dai carabinieri della compagnia di Lago Negro, dalla procura di Lago Negro, che ha portato a 3 misure cautelari e anche alla chiusura della struttura alle nostre spalle, della struttura di casa di cura per anziani, all'interno della quale, secondo gli inquirenti, ci sono almeno stati 30 casi di maltrattamenti fisici e anche verbali. E c'era anche un clima di omertà. Questo è stato denunciato durante la conferenza stampa che si è tenuta nella procura di Lago Negro. La polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria ha svolto doverosamente il proprio ruolo e continuerà a svolgere il proprio ruolo nell'ambito delle indagini in riferimento all'esercizio dell'azione penale che, come sapete, è obbligatorio. Fa parte di una operazione un po' più vasta, a largo raggio, ecco, questo controllo. L'intervento non è limitato alla questione per la quale ci siamo incontrati, ma anche l'informazione deve giocare la sua parte. Per suscitare, diciamo, quella sensibilità indispensabile da parte della cittadinanza e da parte della pubblica amministrazione. I controlli amministrativi efficaci e adeguati anticipano il contrasto alle forme di devianza e rendono superfluo l'intervento dell'autorità giudiziaria. Noi ci auguriamo che in questo territorio i controlli siano effettivi, seri, efficaci, caratterizzati da indipendenza e terzietà. Sono le condizioni del vivere civile che realizzate non rendono indispensabile l'intervento dei carabinieri e delle procure. È conclusa l'indagine oppure prosegue? L'indagine non è conclusa. L'attività, come già è noto, è stato appunto diramato tramite il comunicato stampa. È iniziata nell'ambito di una serie più complessa di attività che stiamo svolgendo, dalle quali siamo riusciti ad arrivare diciamo, a un punto iniziale molto favorevole per noi, che ci ha portato poi a ottenere i risultati che si sono verificati ieri. Questo ovviamente ha rappresentato per Lago Negro, che è una piccola realtà, un evento molto sentito, e proprio come ha detto il procuratore poc'anzi, non sono state divulgate immagini proprio per la realtà del territorio e perché, come anche già detto, erano anche abbastanza forti.